intanto diventare consapevoli del fatto che dietro questa apparente comodità, cioè, ma anche reale comodità, cioè il fatto di lavorare solo quando si vuole, ci sono delle conseguenze per la società nel suo complesso che facciamo fatica a cogliere come individui, ma che poi quando uno si accorge di quelle conseguenze è troppo tardi, ovvero sono aziende che tendenzialmente sono primatiste di elusione fiscale, quindi sottraggono soldi ai servizi che a tutti noi invece servono. Quindi intanto acquistare questa consapevolezza e quindi non farsi intortare da queste aziende che raccontano una realtà molto diversa. Con la consapevolezza poi uno decide se e quanto lavorare per le piattaforme, auspicabilmente trovando dei lavori più stabili di quelli delle piattaforme.